pomeriggio a tutti, benvenuti a Siamo Noi, è il caso di dirlo oggi a maggior ragione, buona primavera a tutti. Vedrete, stravolgeremo un po' l'organizzazione, la struttura che conoscete del nostro programma di Siamo Noi, perché vogliamo partecipare e dunque seguire in diretta un appuntamento che si ripete da 23 anni, ogni 21 marzo, ogni giornata di primavera. È un appuntamento prezioso, importante, fisso sull'agenda di tutti quelli che hanno deciso di sfidare le mafie a viso aperto. E allora noi oggi, tutti quanti, saremo idealmente accanto a tanti ragazzi, a familiari delle vittime innocenti delle mafie. Saremo accanto agli operatori, ai volontari, ai tantissimi cittadini, perché sono sempre di più che credono nel progetto di Libera, l'associazione con cui da tanti anni Don Luigi Ciotti lavora contro le criminalità organizzate. E allora noi tra poco ci colleghiamo con Foggia, ci spiegherà lui stesso Don Luigi Ciotti perché questa città. Saremo lì per la 23esima giornata della memoria, dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Ma prima sono felice e onorata di presentarvi gli ospiti che abbiamo qui in studio, a partire con un ringraziamento particolare da Caterina Chinnici, grazie, magistrato, grazie. Un'amica devo dire, figlia grazie. Di Rocco Chinnici, buonasera, ben buonasera, arrivata, buonasera. Il giudice palermitano, suo papà ucciso il 29 luglio del 1983, a lui si deve tantissimo per il lavoro che ha svolto, si devono anche tante intuizioni che poi più tardi metteremo in luce, anche quella intuizione che ha portato alla nascita del pool antimafia di Palermo, proprio negli anni più bui della mattanza. E un grazie particolare anche al collega giornalista Maurizio Torrealta, che veramente da tantissimo tempo illumina, si occupa, indaga sulle mafie, sulla criminalità organizzata. Ben arrivato. Caterina, autrice di un libro che ha un titolo bellissimo e così lieve, Il tuo bacio sulla fronte, che è dedicato proprio a papà Rocco Chinnici. Prima di tutto vorrei chiederti così, se è vero che questo magistrato integerrimo, con un senso della sua missione, del lavoro profondo, a volte anche severo, un uomo d'altri tempi, tutte le mattine, svegliandosi alle 5 del mattino, teneva la porta aperta, spiava il momento in cui voi tre figli vi alzavate ed era pronto a portarvi il caffè. Sì, sì, intanto buonasera a tutti e grazie per avermi invitato a questa bellissima trasmissione, soprattutto oggi in un giorno veramente particolare dedicato a tutte le vittime della mafia. È vero, papà era un uomo austero nell'immagine, un po' rigoroso, però aveva ecco, questa attenzione nei confronti di noi figli e riusciva a trasferirci veramente tanto tanto affetto. E il primo gesto era proprio questo: la mattina arrivava, ci portava il caffè accompagnato da quel bacio sulla fronte, che era però molto di più di un saluto, era il suo modo per dire io ci sono, io sono sempre con te, depositando quel bacio così lieve sulla nostra fronte. Ieri parlavamo, Caterina, di autorevolezza dei padri, ecco un esempio di padre autorevole. Senti Caterina, se è una domanda un po' strampalata, come lo sono tutte le domande che partono da se fosse qui oggi, però te la voglio fare lo stesso. Se tuo padre partecipasse, perché non avrebbe assistito, avrebbe partecipato a una manifestazione come quella che si celebra ogni giorno di primavera da 23 anni, come questa, accanto a così tanti giovani, gli piacevano i giovani, quali sarebbero i suoi sentimenti? Ma guardi, io credo che mio padre sarebbe felice di assistere oggi a giornate come queste, di vedere appunto a Foggia tanti giovani invadere le strade e ecco, prendere posizione contro la mafia, contro le mafie. Mio padre è stato il primo ad andare nelle scuole, in un momento in cui non si comprendeva l'importanza proprio di questo, di rivolgersi ai giovani, e lui andava nelle scuole e le sue parole erano per sollecitare le coscienze dei giovani, nei quali aveva tanta, tanta fiducia, quel cambiamento culturale nel quale lui sperava e per il quale si adoperava. E oggi sarebbe sicuramente felice di assistere a questo e di vedere come ci sia una giornata nella quale quel ricordo delle vittime della mafia diventa impegno concreto. Non è un ricordo solo memoria, è molto di più. È un impegno concreto che si manifesta anche in questo modo, scendendo nelle piazze, dicendo siamo tutti insieme per contrastare ogni forma di mafia, ogni forma di illegalità.
29 luglio del 1983 è il giorno in cui Rocco Chinnici è stato ucciso e non era solo. Ora questa giornata nasce proprio con l'intento di raccontarle e celebrarle tutte le vittime delle mafie. Allora questi nomi, questa lista di nomi, che purtroppo è una lista che cresce, viene ricordata in tante piazze a partire da quella di Foggia. Noi vogliamo ricordare chi era con suo papà. Io voglio ricordarle e le ricordo sempre. Quando io parlo di mio padre ricordo sempre le tre persone che sono morte con lui, i due uomini della sua scorta, due sottufficiali dei carabinieri, il maresciallo Mario Trapassi e l'appuntato Salvatore Bartolotta, che erano più che tutele, cioè persone delegate alla sua sicurezza, erano diventate delle persone di famiglia. Mio padre, poco prima della sua morte, di quel 29 luglio dell'83, li aveva chiamati per dire loro: valutate la possibilità di un altro servizio. Avevano 5 figli uno e 4 figli l'altro, ancora piccolini. Il rischio diventa per me ogni giorno più concreto, valutate la possibilità di cambiare servizio. Non hanno voluto lasciarlo, non hanno voluto andar via. E poi c'è Stefano Lisacchi, che è il portiere del palazzo dove abitavamo. Era semplicemente un cittadino che faceva il suo lavoro di portiere, ma aveva compreso lo spirito con cui mio padre faceva il magistrato, con cui affrontava il suo lavoro, e gli manifestava il suo sostegno e il suo affetto accompagnandolo ogni giorno dall'ascensore alla porta dell'autovettura. Quindi quella mattina è uscito insieme a lui e insieme a lui purtroppo ha perso la vita nella tragica esplosione. Ecco, allora io vorrei sottolineare, mi permetto di farlo, quello che Caterina Chinnici ci ha appena detto, perché ci ha detto... Mio papà gli aveva detto: ve la sentite di essere ancora accanto a me? Questo per dire che il lavoro fanno le forze dell'ordine quando fanno da scorte a uomini che rischiano la vita in questo modo. Questo stesso racconto ci è stato reso dal figlio dell'autista Domenico Ricci, di Aldo Moro. Anche Aldo Moro si era rivolto ai suoi agenti e aveva detto: pensateci bene. Tutti sono rimasti con lui. Torniamo tra poco a quella giornata per avere il tuo ricordo di quel giorno, Torre Alta. Io, Maurizio, parto invece con te da quella lunghissima lista di nomi che è cresciuta con il tempo. Questi nomi li pronunciamo per ricordare anche che oggi è una giornata di orgoglio per la strada lunghissima da percorrere, ma che è stata fatta. Ma io penso che... è una sorta di rituale veramente da prendere in considerazione e da studiare, anche per l'efficacia che ha. È un rituale laico, dal mio punto di vista, nomina, e quindi nominando rende presente le persone che non ci sono più. Quindi è un atto drammaturgico, secondo me, di fortissima potenza. Riesce a fare rivivere i morti e farli rivivere in tutta la loro lunga... lunghissima, è una sorta di rosario infinito che uno dà, che uno pronuncia per rendere viva la persona e l'ideale che ha rappresentato questa persona. Se noi pensiamo che la tragedia greca viene riproposta sugli palchi dei nostri teatri dopo migliaia di anni, perché racconta i drammi in maniera così accurata, così precisa, così forte, che hanno attraversato quel periodo, quella società. Noi non dobbiamo che rendere onore a chi ha messo, ha creato questa rappresentazione straordinaria. Chi avrebbe mai pensato di riuscire a portare migliaia di persone che praticamente leggono una lista di 900 e tante persone? È un miracolo, il solo fatto di fare questa operazione è un miracolo drammaturgico, dico, perché è un miracolo laico, un miracolo che coinvolge persone di ogni idea, di ogni... Piace moltissimo questa definizione che hai dato, a partire anche da questo rosario laico così potente, perché qui tutto c'entra fuorché la retorica, poi piazze di tutta Italia, non solo quella di Foggia, in America Latina, è presente Libera, in altre zone d'Europa. Diceva Maurizio un dramma, no? Ricordava la tragedia greca, che mette in scena questo dramma. Il dramma ha investito la tua famiglia, l'ha investito quel giorno. Tu che memoria hai di quel giorno? Quella data poi è stata scelta con perverso calcolo, proprio il 29 luglio, il cuore di una fosissima estate. Sì, è vero, il mio pensiero è sempre stato questo. Mio padre non era più protetto rispetto ad altri, avrebbe potuto essere colpito facilmente in qualunque momento. È vero che avevano anche cercato di verificare la possibilità di un attentato, per esempio in campagna, ed erano venuti il giorno del mio matrimonio a fare proprio una sorta di sopralluogo dentro il palazzo per vedere come colpire mio padre.
E però hanno scelto quella data, quel 29 luglio, un giorno nel quale ormai si è quasi tutti in ferie, un giorno nel quale le scuole non ci sono, sono chiuse, un giorno nel quale si è tutti un po' distratti. Allora io dico che avere voluto uccidere Rocco Chinnici con quelle modalità, per la prima volta è stata usata un'autobomba, è stato usato un esplosivo, in quel un esplosivo modo, potentissimo, che ha sventrato una strada. Di tritolo, sì, che hanno sventrato una strada, i palazzi nell'arco di 500 metri si sono tutti danneggiati, i vetri si sono rotti e così via. È stato forse volerlo quasi veramente cancellare dalla faccia della terra, cancellarne anche la memoria, scegliendo un giorno nel quale è difficile ricordarlo soprattutto ai giovani ai quali invece lui aveva dedicato. A casa c'erano i tuoi fratelli, peraltro. A casa c'erano i miei fratelli, io ero già magistrato, ero a Caltanissetta dove facevo il pretore. E io sono stata raggiunta lì dalla notizia. E invece c'erano i miei fratelli più piccoli di me. Ed è stato veramente devastante quell'esplosione, hanno immediatamente compreso cosa potesse essere accaduto, sono scesi giù in pigiama così com'erano e hanno assistito a quella scena drammatica di veramente di devastazione assoluta, perché c'erano quattro corpi straziati in uno scenario di guerra. La memoria di Rocco Chinnici non è stata cancellata, se ci fosse anche la minima possibilità che altre magari vittime meno conosciute possano essere cancellate, bene, noi siamo qui perché oggi e tutti gli altri giorni, perché questo non accada, Simone. Nella lotta alle mafie è stato fatto molto e oggi però vogliamo sentire la vostra sull'argomento. Secondo voi manifestare contro le mafie è sufficiente oppure bisognerebbe fare qualcosa di più? Fatecelo sapere al nostro numero verde 822 88 96, lasciateci un messaggio in segreteria oppure mandateci una mail a siamonoi@tv2000.it, scriveteci un commento sulla nostra pagina Facebook oppure un tweet a @siamonoitv2000 e seguiteci anche da cellulare e tablet scaricando la nostra applicazione. Vi aspettiamo. Grazie Simone. Allora, come vi avevamo promesso, andiamo a Foggia, ci colleghiamo col nostro Vito De Torre. Vito, a te, ben arrivati. Eccoci, buon pomeriggio da Foggia. Don Ciotti ci ha raggiunto veramente due secondi fa. Buon pomeriggio e benvenuta Siamo grazie, Noi. Grazie mille, grazie. Allora, nonostante il freddo, nonostante la pioggia, lo stavamo dicendo veramente poco fa, oggi 40.000 persone, tanta gente da tutta Italia, ragazzi, tanti bambini, una manifestazione bellissima per la legalità e per ricordare chi ha perso la vita in modo innocente a causa della mafia. Soprattutto Foggia e la Puglia, perché in Italia in 4.000 posti sta fatta la lettura dei nomi e molte piazze, ma anche in Europa e in America Latina. Si globalizzano le mafie, noi globalizziamo il ruolo dei cittadini, delle associazioni, dei gruppi, dei movimenti, delle chiese. Quattro vescovi erano qui presenti a vivere con intensità questo momento. Credo che sia molto importante il risveglio delle coscienze, assumerci più la nostra parte di responsabilità. Lo chiediamo alle istituzioni, ma dobbiamo chiederlo anche noi, di essere dei cittadini, per molti di noi come anche credenti, sentire prepotente dentro di noi che il cambiamento ha bisogno di ciascuno di noi e che noi dobbiamo essere parte di questo cambiamento. La speranza ha bisogno di noi, noi dobbiamo essere un segno di speranza. Luigi, parlando oggi con i ragazzi, diciamo tantissimi giovani oggi in piazza, qui a Foggia, parlando con i ragazzi, alcuni ci hanno detto: noi sentiamo le bombe esplodere, sono quelli dei negozi a cui chiedono il pizzo, sono le bombe che esplodono per l'intimidazione. Ad agosto sono state uccise due agricoltori, forse c'è stato uno scambio di persone, forse sono stati testimoni di un altro omicidio. Ecco, la scelta di venire qui, di manifestare per la legalità, per ricordare le vittime innocenti della mafia qui a Foggia ha un significato profondo. Certamente, noi l'annuncio che venivamo a Foggia l'avevamo dato a maggio, quindi molto molto prima di quello che è successo ad agosto, anche perché libera le antenne fatte dai presidi, da cittadini, dalle associazioni sul territorio. Poi avevamo sentito il grido di alcuni magistrati che dicevano e gridavano che qui c'era una sottovalutazione nella coscienza del paese di un problema criminale e mafioso. La mafia del Gargano, di Cerignola e Foggiana ha caratteristiche un po' diverse, una mafia impenetrabile, tant'è vero che l'ultimo collaboratore di giustizia è del 2007, ma una mafia molto violenta.
e quindi avevamo già deciso prima, si deve andare lì per stare vicino agli onesti, alle cose belle, positive, per sostenerle, valorizzarle, per dare coraggio alle persone e dall'altra parte per fare e sottolineare nel paese che questa è una situazione che deve essere affrontata, non delegando tutto alla magistratura, alle forze di polizia, che dopo le stragi di quest'estate, devo dire, qui c'è stato un grande investimento da parte degli apparati dello Stato, una forte presenza, un cambiamento notevole, però se non c'è la parte dei cittadini, mi fa piacere che si sono mobilitate le chiese, le diocesi, che hanno fatto veramente la loro parte. Il vescovo di Foggia, una cosa storica, per permettere questa manifestazione, per la Madonna, è stato anticipato ieri la processione alla Madonna, che è la patrona di questa città. Quindi c'è stato un modo di dire, ognuno faccia la sua parte, mettiamoci in gioco. Per una dire basta, vera. Per dire basta, basta questa violenza. E poi noi, anche qui, io mi sono rivolto a nome un po' di tutti a chi è nelle organizzazioni criminali e mafiose per dire: ma che vita è questa? Che cosa vi aspetta? Quali prospettive? Cambiate. Noi siamo disposti ad accompagnare la storia di tante persone nel rispetto della giustizia, della verità, ma non si può. Che vita è stare dentro questi circuiti criminali? Le bombe lo sento anch'io in questi giorni. L'altro giorno abbiamo fatto una bellissima cosa con centinaia di ragazzi, libero alla natura, lo sport, la pratica sportiva, e della notte hanno bruciato il direttore del parco città, l'auto. E allora io ho lanciato un appello: uniamoci tutti per pagare un'auto nuova e per dimostrare che lui non è solo e non dobbiamo lasciare soli nessuno. Grazie mille Don Luigi, grazie di essere stato qui con noi. A voi Gabriele. Grazie Gabriele. Vito, ci ritroviamo a breve. Quante cose importanti sono arrivate da lì, lo dicevamo anche in studio, un rito collettivo importante che non è retorica. La speranza ha bisogno di noi, ha detto Don Luigi Ciotti. E Maurizio, tuttavia, ecco, siamo a Foggia, in una regione, la Puglia, che ha avuto un numero impressionante di comuni sciolti per infiltrazioni mafiose, dove, come del resto, insomma, ovunque la criminalità organizzata cerca di inserirsi, c'è ancora chi crede che il silenzio sia la strada più sicura? Finché c'è intimidazione ci sarà silenzio, non c'è niente da fare. E la verità è che non è un'associazione che condivida chissà quali grandi principi. Il grande principio è l'arricchimento veloce fatto con il commercio della droga, con l'intimidazione, con la violenza. E finché funziona, la gente sceglie quel tipo di soluzione lì. E secondo me non siamo consapevoli che nella nostra società le possibilità di una vita decente stanno diminuendo, la possibilità di trovare lavoro diminuisce invece di aumentare. Dovremmo essere in grado di offrire una vita diversa con una struttura di assistenza più forte, eccetera. E tutto questo, giustamente, tu ce lo stai ricordando, c'entra parecchio con la criminalità organizzata, che lavora contro di noi e contro questo orizzonte qui di cui tu parli. Diceva Caterina, Don Luigi Ciotti, non dobbiamo lasciare nessuno solo. Era una convinzione che aveva anche suo padre Rocco, per quanto concerneva il lavoro di loro giudici, perché lui ebbe un'intuizione che adesso noi diamo per scontata, ma insomma quella che nessun magistrato impegnato contro questo mostro dovesse essere solo. Quindi lui ha chiamato delle persone. Sì, ed è stato, io dico ogni tanto che sono testimone di storia vissuta, perché io ero uditore, tra l'altro, in quel periodo nell'ufficio, proprio l'ufficio istruzione, del quale nel frattempo mio padre era diventato il capo. Mio padre aveva lavorato sui primi fatti di mafia che gli erano stati assegnati, sconvolgendo un po', diciamo, la metodologia di lavoro che fino a quel momento si era utilizzata, perché non si era mai fermato a quanto gli arrivava sul tavolo in termini di diciamo, rapporti della polizia giudiziaria. Lui dava delle indicazioni per approfondire ancora di più, e questo gli ha consentito di avere una conoscenza sicuramente più solida del fenomeno mafioso, quindi di maturare quelle che noi chiamiamo intuizioni, ma che in realtà nascono da quelle riflessioni. La prima, il lavorare insieme, ecco, creare una squadra di magistrati che condividesse le informazioni e che condividesse anche il rischio. Perché, insomma, anche nell'idea che accettavano già in partenza, che se qualcuno
qualcuno poi sarebbe stato, fosse stato colpito, qualcun altro avrebbe raccolto il testimone e così è stato. Quei tre uomini di Stato, tre amici anche nella vita, non ci sono più. Tutti quanti hanno pagato il loro impegno con la vita. Torneremo qui in studio, proseguiremo questo racconto importante e torneremo anche tutti insieme a marciare a Foggia, a chiedere proprio come un obbligo che si combatta contro la criminalità organizzata, ma è una nostra responsabilità, è una responsabilità condivisa. Ci fermiamo un istante per la pubblicità, vi aspettiamo qui tra pochissimo. Siamo noi oggi 21 marzo vogliamo essere accanto con Libera, ma con tutte le persone che combattono a viso aperto tutte le mafie. Vogliamo ricordare ogni vittima della mafia. Allora torniamo subito nella piazza principale, ma insomma in tante città d'Italia, d'Europa, dell'America Latina questa è una giornata importante. Torniamo da Vito De Torre che è a Foggia. Vito. Eccoci ancora in diretta da Foggia, grazie Gabriella. Insieme a me c'è Daniela Marcone, buon pomeriggio e benvenuta a Siamo Noi. Grazie, buon pomeriggio a voi, grazie. Daniela Marcone è vicepresidente di Libera, è foggiana, e suo padre si chiamava Francesco Marcone ed è stato anche lui ucciso dalla mafia dopo che aveva fatto un esposto alla procura. Sì, lui aveva denunciato, ma in realtà è stata una delle tante segnalazioni che aveva fatto nel corso del suo lavoro. Alcune erano segnalazioni interne agli organi superiori. Lo faceva suo padre, mi perdoni. Lavorava nel Ministero delle Finanze, lavorava proprio in questo ufficio, il Palazzo degli Uffici Statali, ed era per la precisione direttore dell'ufficio del registro di Foggia, questi uffici che adesso sono confluiti nell'Agenzia delle Entrate. O suo padre a un certo punto si rende conto che c'erano dei falsi mediatori, delle persone che sbrigavano delle pratiche, in realtà dicevano di farlo in modo un po' più veloce, e quindi denuncia giustamente questi fatti. Sì, denuncia questo, ma in realtà non è stato ucciso per questo, cioè quella denuncia lo ha messo in luce, ha fatto capire ad altri che non si sarebbe piegato, che sarebbe andato avanti, e quindi lo hanno ucciso perché era una persona evidentemente scomoda. Quello che fa male è che a distanza di tanti anni non conosciamo tutta la verità, conosciamo un pezzo della verità giudiziaria, chi ha fornito l'arma per ucciderlo, che però purtroppo è morto successivamente in un incidente stradale mentre era in attesa di udienza, ma non conosciamo i mandanti, e questa è una cosa che fa male perché riteniamo che siano ancora tra di noi, che facciano del male alla nostra comunità, e vivere senza giustizia, senza verità non è facilissimo, anzi. Da questo palco, che in questo momento stanno smontando, quindi sentirete sicuramente dei rumori di martello, però da questo palco c'è stato prima un momento toccante che è durato tanto, cioè la lettura dei 972 nomi delle vittime innocenti di mafia. Vi assicuro un elenco lunghissimo, toccante. Ecco, per lei sicuramente ha un significato profondo, un significato in più. Ci aiuta a descrivere, ecco, a chi ci segue da casa, le emozioni che questa piazza ha provato in quel momento davvero commovente. Io penso che la grande intuizione della rete di Libera sul raccogliere questo elenco di vittime innocenti delle mafie abbia proprio questo significato di scuotere le coscienze e la consapevolezza, di essere la spina nel fianco della nostra indifferenza, perché sentire tutti quei nomi e pensare che dietro quei nomi ci sono delle storie, dei volti, delle vite, sogni spezzati di ragazzini, donne, uomini, insomma tutte le età, un pezzo d'Italia, è come se fosse stata combattuta sul nostro territorio una vera e propria guerra, perché 972 persone sono pari a 1000, è stata una guerra, solo che questa strage è difficile ricordarla nella sua immensità, nella sua enormità, proprio perché le cause sono diverse, sono sparse le cause in giro nel nostro paese, e invece noi proviamo a ricordarle tutte quante insieme, perché la storia di ognuna di queste vittime è un pezzo di storia del nostro paese che non si legge nei libri di storia. Grazie mille Daniela Marcone. E allora, proprio perché la mafia qui a Foggia è una mafia sempre più violenta, sempre più aggressiva, prima lo accennava poco fa Don Ciotti, nella notte hanno dato fuoco
alla macchina di un operatore di Libera, proprio pensate il giorno prima di questa manifestazione che ha portato 40.000 persone in piazza a Foggia. Questo, come dire, quasi un atto di spregio, di sfida della mafia foggiana nei confronti di Libera e delle 40.000 persone che oggi erano in piazza. Allora da Foggia è tutto, Gabriella, la linea può tornare allo studio. Grazie al nostro Vito De Torre. Sì, perché poi esserci, combattere ogni giorno a viso scoperto contro la mafia è anche un atto di coraggio che non sempre ha bisogno di gesti chissà quanto straordinari, spesso sono gesti molto più ordinari. Diceva la nostra ospite Caterina, ricordando il padre, intanto che ciascuna di queste storie compongono proprio un quadro che è la storia del nostro paese. Ma poi diceva un'altra cosa che io ti ributto, così come più che come magistrato, come figlia di un magistrato ucciso dalla mafia: quanto è difficile vivere senza conoscere appieno la verità, brancolare nel buio. Beh, direi che questo è un'amarezza che si aggiunge al dolore e che te lo fa sentire ancora più forte, perché chi ha vissuto purtroppo situazioni di questo genere, chi si è visto strappare uno degli affetti più cari, tra l'altro in maniera sempre drammatica, sempre traumatica, deve ricominciare, io dico, a vivere, e ha bisogno anche di certezze, di altre certezze, ha bisogno di verità, di conoscere la verità, di comprendere, di capire di più perché questo è accaduto. Quindi ha bisogno di una risposta di giustizia. L'assenza di una risposta di giustizia sicuramente fa sì che quel dolore ti faccia ancora più male. Nulla, nessuna risposta di giustizia purtroppo potrà mai risarcire rispetto a quel dolore. Però avere anche un'assenza di risposta, avere un vuoto di verità rispetto a quanto è accaduto, ti fa ancora più male. Il tema della giustizia, Maurizio, ti è particolarmente caro, tu te ne sei occupato con indagini anche molto delicate, ti sei occupato di processi deviati, insabbiati, di connivenze, cioè tra le tue riflessioni c'è anche un titolo molto efficace, potente: La trattativa tra Stato e mafia, un dialogo a colpi di bombe. Ma questo è stato un periodo storico preciso, dal 92 al 93, alla fine della Prima Repubblica. Ci sono stati questi messaggi terroristici che sono stati mandati, tra l'altro, a due chiese a Roma, all'Accademia dei Gergofili a Firenze. Insomma, sono stati dei messaggi non facilmente spiegabili, ma ci sono avvenuti ed erano delle bombe che servivano a trattare. Allora, io mi stavo domandando, forse un ragionamento fuori luogo, ma penso che valga la pena di affrontarlo. Guardavo la mappa del voto elettorale che è uscita dalle ultime elezioni. Quella spaccatura profonda del paese. Dell'Italia in due. Uno dei punti cardine della trattativa di allora era la divisione dell'Italia in due. E io sono rimasto senza parole, perché è già avvenuta. Guardando il voto, è già avvenuta. Poi io non voglio dare nessun letture, tipo di giudizio politico, per carità, però questa, graficamente sono rimasto sorpreso da questo fatto, e siccome è stata una trattativa che aveva dei soggetti che erano stati anche individuati, c'è un processo ancora in corso molto controverso, particolarmente difficile da condurre, ma io voglio solo ricordare che viviamo in un momento molto delicato, in questo preciso momento. Decliniamo la nostra attenzione a queste problematiche ad oggi. Oggi noi siamo in un momento dove non esiste un governo, in un momento dove le forze non si capisce più quali siano quelle portanti, quelle meno importanti, e viviamo in un momento estremamente delicato. Allora dico, attenzione, stiamo attenti, non... vedo sui giornali una superficialità inaccettabile su affrontare la delicatezza di questo momento, e siccome non siamo in un deserto, siamo in un territorio che è conteso da diverse forze che usano la violenza in maniera spregiudicata. Mi sembra di leggere, diciamo, tra le righe, io utilizzo così parafrasando in qualche modo, cioè, è il momento di non mollare, è la parola d'ordine, perché se vogliamo davvero preoccuparci di quello che sta succedendo nel nostro paese, dobbiamo stare molto attenti. Non ho nessuna idea in testa, non so chi è buono, chi è cattivo, non lo so,
Però il momento è critico. Torno a quella responsabilità condivisa, a quell'azione a cui Don Luigi Ciotti ci richiamava. Criminalità organizzata che esiste a sud, esiste parecchio anche a nord, e però spesso dal sud arrivano anche delle risposte efficaci, convincenti. Non parlo, non mi riferisco soltanto ai personaggi, diciamo così, più di primo piano, quindi penso ai giudici, ai giornalisti, alle personalità politiche, agli agenti di polizia che hanno dato la vita per combattere la mafia, ma parlo anche di cittadini appunto semplici, liberi, che si oppongono alla criminalità organizzata, a quella criminalità che tenta di sottrarre il territorio. Allora vi portiamo a Cittanova, in provincia di Reggio Calabria. Qui esiste un fenomeno diffuso, però forse assai poco raccontato, è quello delle cosiddette vacche sacre dell''ndrangheta. Alcuni cittadini hanno fatto sentire la loro voce, si sono ribellati, e in Calabria per noi è andato Rosario Sardella. Quando iniziò la faida a Cittanova, furono costretti ad abbandonare le proprie bestie e da lì partì questo fenomeno delle cosiddette vacche sacre, sacre proprio perché intoccabili e di proprietà delle famiglie mafiose, per cui nessuno osava toccarle. Questo è uno strumento per dire a chi abita da queste parti: comunque qui comandiamo noi. Questo è il punto di arrivo del nostro corteo che il 16 dicembre ci ha visto sfilare insieme ad altri cittadini per sensibilizzare questo problema che ormai da 40 anni assilla il nostro territorio. Queste sono le uscite, sono proprio a ridosso della strada, senza recinzione, senza niente, da qui siamo in curva. Quindi da qui escono. Da qui escono. Ecco, questa era la mia macchina. Non so come sono uscito incolume da questo incidente. Sicuramente la macchina, essendo robusta, mi ha aiutato. Però lo shock è stato forte, tanto che quando mi ritrovo a fare questa strada non supero i 45-50 km all'ora. Qua c'è un animale morto dopo un incidente, che sono anche loro delle vittime di questa situazione. Anche dentro il cimitero arrivano. Oltre agli incidenti, bene o male, che purtroppo ci sono, c'è una devastazione del territorio non indifferente. Ma la cosa più grave, guarda, è che della gente per bene ha dovuto mettere la faccia, perché le istituzioni e politica assenti nel modo più totale, nel modo ci siamo sentiti abbandonati. Dobbiamo avere la forza delle coscienze, no? Di ribellarci a questa situazione. Dobbiamo farlo come cittadini che hanno anche una loro dignità, hanno voglia di essere liberi, tranquilli, di circolare. La gente si deve svegliare, si deve muovere, non ci lasciate soli. Lo dico anche ai nostri paesani: non ci lasciate soli, stateci vicini, perché noi, oltre a metterci la faccia, non so che altro ci possiamo rimettere. Lo escludo, perché sono solamente un problema di branco selvaggio. Mo, se a qualcuno non ci convene o dice o fa attenzione mediatica che è una cosa di 'ndrangheta, io non ci credo. Certo che è un problema, per tutti noi è un problema, specialmente quando andiamo per dire verso Tauria Nova. Un problema ormai perenne, perché queste vacche si sono super moltiplicate tra di loro. La presenza della vacca sul territorio è un simbolo di presenza di mafia, cioè qui ci sto io. Non è che la mafia non esiste, però logicamente non si può dire che oggi che vi siano provenienze. Queste sono mucche selvatiche. Poi il controllo sul territorio, abbiate pazienza, su una vacca che chiunque può prendere un bastone a spaccarglielo sulla testa senza alcun problema, che si utilizzi quello per il controllo del territorio vuol dire che la mafia sta finendo. Io ero un giovane ventenne e sono nato a Cittanova
e ricordo queste vacche che erano già padrone delle strade, del territorio. La gente che prima sopportava questo fatto adesso incomincia a non sopportarlo più. La sconfitta della 'ndrangheta passa anche attraverso la soluzione di un problema come questo. Non è possibile che mafiosi, 'ndranghetisti possano essere i padroni di questo territorio. Va detto che dopo la manifestazione del 16 dicembre il prefetto di Reggio Calabria, Michele Di Bari, il 6 marzo ha adottato un piano per individuare le vacche, questi animali, e per poterli catturare. Maurizio, si può dire molto, è un discorso lungo su come opera la mafia rurale in questi territori. Qualcuno è rimasto sorpreso, insomma, questo tipo di servizio fa sorgere tante domande. E tuttavia alla mafia premono moltissimo i simboli. La mafia si serve di simboli, sporca anche simboli religiosi, permettete il verbo. Io devo dire che è modernissima dal punto di vista dell'utilizzo delle vacche in maniera così simbolica. È una, se fosse un pubblicitario direi, sono stati geniali. Usano un animale che non è di proprietà di nessuno come loro simbolo di libertà totale nel paese, e si sa che non possono essere toccate. Però nessuno può dare nessun tipo di accusa, fare nessun tipo di responsabilità. Io dico che chi ha inventato questo dal punto di vista criminale è una persona molto intelligente, e per sconfiggerlo bisogna essere altrettanto intelligenti, da non farsi ingannare da questa finta libertà degli animali. Importante questo. Caterina, io torno in conclusione a Rocco Chinnici, a suo padre. Dicevamo, è così lieve il tuo bacio sulla fronte, è il libro che gli ha dedicato, un libro potente, commovente, pieno di tenerezza. Da quel libro è nato un film che è andato in onda sulla Rai e che è stato presentato in anteprima in un grande teatro nella capitale, un film in cui Rocco Chinnici viene interpretato da Sergio Castellitto. In occasione dell'anteprima, ma anche in tante altre occasioni, lei ha detto delle cose molto belle, molto significative su che cosa è stato vedere riportare in vita suo padre, sia pure su un set. Che cosa ha rappresentato tutto questo? È vero, guardi, è stata per me un'esperienza bellissima, di grande emozione e di grande responsabilità, perché il film è stato tratto dal mio libro, è però naturalmente una fiction, quindi racconta fra fiction e in realtà, racconta però la verità di quello che è stato Rocco Chinnici, di quello che è stato il suo impegno, di quello che è stato come padre, come magistrato. E io ho chiuso il mio libro, che ho scritto dopo 30 anni dalla morte di mio padre, perché era difficile per me, ecco, non tirar fuori tante emozioni, tanti sentimenti, ma dopo 30 anni ho voluto farlo proprio per ricordare da figlia Rocco Chinnici, il magistrato ma anche l'uomo, e ho chiuso il mio libro dicendo che avevo superato me stessa scrivendo questo libro, perché avrei voluto vedere e rivivere ancora una volta il mio papà. E il film ha realizzato questo, perché nel film Sergio Castellitto interpreta Rocco Chinnici facendolo rivivere. Io vorrei chiudere su questa osservazione. Lei ha scelto di seguire le orme del papà, di diventare magistrato. Borsellino è stato il maestro che l'ha presa per mano. E a un certo punto si è trovata a dover prendere una decisione molto, molto dura, anche importante, proprio poco dopo la morte di suo padre, quella di occuparsi o meno di un'indagine per mafia, quindi di esporre, insomma, anche se stessa di nuovo al pericolo. È vero che lei ha rivolto un pensiero a suo padre, in qualche modo l'ha chiamato, si è confrontato, sì, con lui per decidere? Sì, sì, è vero, è vero. Mio padre è stato un padre eccezionale, sempre presente nella mia vita, mi ha dato sicurezza durante il mio percorso di crescita ed è stato il mio modello di magistrato. Mi ha trasmesso i suoi valori, mi ha trasmesso il suo modo di essere magistrato, mi ha trasmesso il suo coraggio nell'affrontare le difficoltà, nella convinzione della bontà dell'obiettivo che si vuole raggiungere e dell'impegno che si vuole portare avanti. E quando io ho dovuto prendere quella, ma anche altre decisioni difficili nella mia vita o nel mio lavoro, beh, io ho sempre guardato a mio padre, mi sono chiesta cosa avrebbe fatto papà e cosa papà vorrebbe che io facessi, e su questo ho preso le mie decisioni. Io ringrazio tantissimo i nostri due ospiti. Ricordo che anche i figli di Caterina Chinnici, uno nell'Arma dei Carabinieri, l'altro presto magistrato, hanno seguito le orme del nonno. Grazie ai nostri ospiti, perché è stato importante celebrare questa giornata, lo facciamo tutti i giorni, grazie ancora. Grazie. Parliamo in qualche modo di territorio, della terra, di questa nostra terra, anche
tra pochissimo, perché torniamo con la Bibbia delle donne e infatti ci occupiamo di questo, di terra. A tra poco. Bentornati a questo nostro atteso appuntamento con la Bibbia delle donne, l'appuntamento che precede la recita della Coroncina alla Divina Misericordia. Voi lo sapete, insomma, che abbiamo cominciato un viaggio diverso. Prima incontravamo personaggi femminili, adesso esploriamo il creato e lo facciamo con un racconto davvero affascinante che oggi torna ad essere affidato alla nostra Antonella Anghinoni, grazie, teologa, autrice di diversi volumi della collana I Petali, con cui ha raccontato, racconta ai più piccoli, il popolo di Dio. Antonella, oggi di che cosa esattamente parliamo? Oggi parliamo di terra, ma vedremo terra. Quanti tipi anche di terminologia viene usata per dire la terra, perché la terra in ebraico non è solo Adama, Adam, lo sentiamo, l'assonanza, ma è anche Eretz, la terra di Israele, e quindi vedremo vari tipi di terra, che è molto legata a questa terra ovviamente anche con l'uomo, e vedremo come interagisce la terra con l'uomo. Perché immagino che, insomma, siano tantissimi passi dell'Antico Testamento in cui la terra in qualche modo compare. Da Genesi 1 al versetto 1 fino all'Apocalisse, ecco. Cieli nuovi e terra nuova, quindi dovremmo rileggerci tutta la Bibbia. Abbiamo fatto una scelta, però, ecco. Vedete, adesso la scelta, come sapete, noi alterniamo il racconto qui, gli aneddoti, le curiosità, le riflessioni di Antonella Anghinoni, delle nostre bibliste, con le letture delle attrici, e io vedo già la nostra Antonella Civale pronta. Brava. La saluto, bentornata. Grazie. E chiedo alla nostra Antonella dove ha scelto esattamente di partire. Cominciamo con Caino e Abele, perché cominciamo, così si può dire, con una terra ferita, con una terra che grida. Sembra quasi che la terra abbia una voce. Quarto capitolo della Genesi, versetti dall'8 al 12. Caino parlò al fratello Abele. Mentre erano in campagna, Caino alzò la mano contro il fratello Abele e lo uccise. Allora il Signore disse a Caino: «Dov'è Abele, tuo fratello?» Egli rispose: «Non lo so. Sono forse io il custode di mio fratello?» Riprese: «Che hai fatto? La voce del sangue di tuo fratello grida a me dal suolo. Ora sii maledetto, lontano dal suolo che ha aperto la bocca per ricevere il sangue di tuo fratello dalla tua mano. Quando lavorerai il suolo, esso non ti darà più i suoi prodotti. Ramingo e fuggiasco sarai sulla terra». Brevemente, Antonella, vogliamo ricordare questi due fratelli? Chi erano? Certo, cosa facevano? Facevano cose diverse, Caino sì, e Abele. Sì, sì, sono uno pastore e l'altro agricoltore. E tutti e due sono due fratelli, i primi fratelli nella Bibbia. E tutti e due offrono, in realtà, fanno un sacrificio a Dio. Ognuno offre del suo lavoro. E cosa succede? In realtà nel testo masoretico, il testo ebraico, è scritto che Dio guardò l'offerta di Abele e non guardò l'offerta di Caino. Quindi, come dire, ignora l'offerta di Caino, però sì, nel brano che tu hai scelto il Signore sta parlando con Caino. Certo, infatti, cosa fa Dio? Guarda e gradisce un'offerta, ma poi in realtà non è che non guardi proprio Caino, lo guarda, anzi ci parla insieme e lo avvisa di quello che sta succedendo, perché Caino è invidioso di suo fratello. Ecco, quindi il peccato di Caino, quel gesto terribile, sollevare le mani sul fratello, uccidere il fratello, nasce dall'invidia. Sì, io direi un pochino l'invidia spirituale, l'invidia nei confronti di Dio. Perché? Perché a noi ogni tanto stiamo sempre a guardare quello che Dio dona, quello che Dio fa a nostro fratello, e non guardiamo quello che Dio l'erba fa a noi. L'erba del vicino, detta in termini, ecco, più... è sempre più verde. E allora diamo la colpa a Dio. Infatti già la 70, cioè la traduzione greca del testo ebraico, aggiunge che Caino aveva offerto del marcio. In realtà ognuno aveva offerto del suo lavoro. Aggiunge perché era un problema già allora dire che Dio sceglie, ecco, qualcosa. Ecco, la scelta di Dio è interessante, è un concetto interessante. È un concetto che attraversa tutta la Bibbia. E il problema è che noi dobbiamo accettare le scelte di Dio, perché Dio sceglie. E se non accettiamo
la scelta di Dio, io dico sempre, non accettiamo neanche l'incarnazione, perché Gesù è nato da una donna. Sono scelte costanti che Dio fa, sia nella Bibbia che oggi. Ecco, nel dialogo a un certo punto Dio si rivolge a Caino e gli dice: la voce del sangue di tuo fratello grida a me dal suolo. È il suolo, la terra, ecco, che ci facciamo i conti. Sì, la terra qui sembra una persona, perché che gridi, quindi c'è una personificazione della terra. Cosa succede? L'uomo che è stato creato il sesto giorno, che è stato creato insieme agli animali, che è stato creato dalla terra, quindi che è connesso con la terra, perché è fatto anche di terra, questa terra che adesso assorbe il sangue, quindi l'uccisione. La Bibbia ti fa vedere che qualsiasi uomo che tu uccidi in realtà è sempre tuo fratello. Ecco cosa vuol dire l'assassinio di Caino con Abele. E questo sangue adesso grida, perché questo sangue ferisce non solo il fratello ma anche la terra. E questo passo parla attraverso i millenni, attraverso i secoli. C'è poi quella minaccia, diciamo, di Dio, che suona come una maledizione. Sì. La terra su cui è stato versato il sangue di Abele è una terra che diventa sterile, che non darà più. Diventa frutti. Sterile. In realtà ci sono questi. Allora, io li chiamerei più che minacce di Dio. È vero, nel nostro gergo Dio dice guai a voi, anche Gesù, no, nel Vangelo, guai a voi. In realtà quel guai, quelle minacce, sono un genere letterario molto interessante nella Bibbia, che si chiama lamentazioni. Cioè, in realtà, Dio soffre con l'amore di una mamma, per esempio, quando il figlio si sta perdendo, sta facendo cose che gli fanno del male al figlio. Quindi dobbiamo pensare all'amore infinito e al pensiero ebraico, che cerca di spiegarti, in realtà, che Dio soffre. Ed è il suo dolore, perché ormai quello che tu hai fatto e ha sempre delle conseguenze. Le nostre azioni hanno sempre delle conseguenze e l'uomo è legato alla terra. E qualsiasi cosa noi facciamo in bene o in male, nella terra viene assorbito. E noi adesso proseguiamo questo racconto così efficace, quante cose stiamo imparando a partire dalla lamentazione di Dio. Andiamo all'Esodo e leggiamo che cosa esattamente. All'Esodo adesso andiamo direttamente sul Monte Sinai, come si dice nella Bibbia ebraica, sul Monte Sinai, a vedere il dialogo, un dialogo meraviglioso tra Dio e Mosè. Ecco, allora andiamo al capitolo 3 dell'Esodo, versetti dal 7 al 10. Il Signore disse: ho osservato la miseria del mio popolo in Egitto e ho udito il suo grido a causa dei suoi sovrintendenti. Conosco le sue sofferenze. Sono sceso per liberarlo dal potere dell'Egitto e per farlo salire da questa terra verso una terra bella e spaziosa, verso una terra dove scorrono latte e miele, verso il luogo dove si trovano il Cananeo, l'Ittita, l'Amorreo, il Perizzita, l'Eveo, il Gebuseo. Ecco, il grido degli israeliti è arrivato fino a me, e io stesso ho visto come gli egiziani li opprimono. Perciò va, io ti mando dal Faraone, fa uscire dall'Egitto il mio popolo, gli israeliti. Antonella, io qua vorrei soffermarmi un istante su Mosè. Perché Mosè viveva un momento di relativa, dopo tante difficoltà, tranquillità con la sua famiglia, e si vede rivolgere un invito che è più difficile e scomodo non si può, di andare a presentarsi al Faraone e di portare tutto il popolo, tutti gli israeliti, fuori dall'Egitto. Allora, intanto capiamo la situazione di Mosè. Mosè era fuggito dall'Egitto perché lui era stato cresciuto, adottato dalla figlia di Faraone. Quindi fuggito perché aveva ucciso un uomo. Poi va a Madian, lì incontra al pozzo Zippora, si sposa e ha due figli, Gershom e Eliezer, quindi fa su famiglia proprio, e fa il pastore del sacerdote, cioè suo suocero, del sacerdote di Madian. Una certa serenità aveva. Certo, si è accasato, potremmo dire. Mosè si è accasato, adesso si è sistemato, si è accasato. E stava proprio pascolando il gregge quando succede tutto questo, quando vede un roveto che brucia, non si consuma, letteralmente in ebraico non si mangia proprio questo roveto, cioè rimane in piedi,
e quindi Mosè si avvicina per vedere. Nel momento in cui si avvicina per vedere, Dio gli dice di togliersi i sandali perché è su Admat Kodesh, su un suolo santo. Suolo di santo, nuovo la terra? Certo, perché c'è la presenza di Dio. E quindi lui si toglie i sandali e poi Dio parla con lui. I rabbini dicono una settimana Dio sta sul monte con Mosè, perché Mosè non vuole andare a fare questa cosa, è un'impresa enorme. Non solo, a un certo punto Mosè fa 5 obiezioni a Dio. A un certo punto gli dice: Signore, io sono balbuziente, come faccio ad andare, perché Mosè diventa anche balbuziente, come faccio ad andare a parlare al faraone d'Egitto? E Dio gli dà subito l'aiuto, tuo fratello Aronne. Allora qui vediamo la fraternità proprio, che se non c'è l'invidia è un aiuto grandissimo. E Dio qui gli promette una terra, la terra promessa. Terra promessa che descrive terra dove scorre latte e miele. Ora, sì, io vorrei capire se in ebraico, nella lingua originale, sì, la cosa è descritta così. E poi perché la terra promessa viene rappresentata con il latte e il miele? Allora, intanto il termine ovviamente non è tradotto letteralmente dall'ebraico, letteralmente sarebbe terra mestruante latte e miele. Ecco. Ecco, allora già entriamo, come vedete, in un gergo assolutamente femminile, perché questo vuol dire che la donna è feconda, quindi può dare i bambini, può dare la vita. Ecco che questa terra è descritta con questa fecondità straordinaria e quindi l'ebreo usa termini assolutamente corporei, come sempre nella Bibbia, anche per descrivere le cose spirituali. Questa terra è una promessa di Dio, è la terra, si passerà quindi dalla terra di schiavitù alla terra della libertà. Questo noi dobbiamo pensare, un popolo, una terra, ma la libertà. Ma la terra promessa dall'ebreo è vissuta come un sacramento. Ecco. Perché è terra della presenza. Ecco, io ti ho interrotto prima sulle 5 difficoltà, le 5 obiezioni di Mosè. Andremo a rileggerci tutti la Bibbia per capire quali sono le altre 4. Le supera, è bello anche poterlo fare perché tu ci stimoli sempre, le supera prontamente e Mosè si lancia poi in questa impresa, lo sappiamo. Ma perché quando gli viene... viene descritta nella Bibbia la terra promessa, si parla di questo spazio magnifico, grande, nominando altri popoli. Per cui all'improvviso, cioè, sembra una contraddizione, ti prometto una terra dove ci sono già altri. Esattamente, questa terra è occupata, diremmo noi oggi, ecco, ti do una casa ma la casa è occupata. Perché questa è la logica, diciamo così, dei doni di Dio. I doni di Dio sono un dono, ma sono anche sempre un compito da realizzare. Io quando parlo ai bambini faccio l'esempio del computer. Dico, vi regalano un computer meraviglioso, fantastico, ultima generazione, e però se non lo sapete usare, questo dono rimane nel cassetto. Allora, i doni di Dio hanno un po' questa logica. Sono dei doni, da Dan a Bersabea erano i confini di Israele, quello, nella terra promessa, da Dan al nord al sud. Sono un dono, sì, però questa terra è occupata e quindi gli sarà data un pezzettino alla volta, se la dovrà Israele conquistare. Ecco, per Mosè è piuttosto dura, perché dopo tutte le difficoltà, parlare con il faraone, sappiamo poi come si è convinto il faraone, attraversare il Mar Rosso, ci arriva mai nella terra promessa? Cioè, mette mai piede Mosè nella terra promessa? No, da vivo no, perché muore sul Monte Nebo, entrerà Giosuè, il suo conduttore, quello che condurrà il popolo dopo di lui, ma purtroppo Mosè muore guardando la terra promessa da lontano sul Monte Nebo. Però a un certo punto noi Mosè nella terra promessa ce lo ritroviamo, ma dobbiamo fare un passo molto lungo. Molto lungo, dobbiamo entrare nel Vangelo, dobbiamo entrare nella trasfigurazione, dobbiamo andare con Gesù. Sul monte, con Gesù, nella trasfigurazione ci troviamo Mosè ed Elia. Ci troviamo Moshe Rabbeinu, come dicono i rabbini, cioè Mosè, nostro maestro. Quindi la legge, tutta la Torah, la legge, e poi Elia. Perché Elia è il profetismo, il riassunto di tutti i profeti. Quindi lo farà entrare Gesù, in realtà, Mosè, nella terra promessa. E tutto questo dovrebbe suonarci familiare, perché la quarta domenica di Quaresima abbiamo sentito della trasfigurazione, appunto, Mosè, Elia. Ma noi andiamo adesso al Vangelo di Matteo, e andiamo al capitolo 5.
Vedendo le folle, Gesù salì sul monte, si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo: «Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra». Ecco, questo è il celebre discorso della montagna, e qui la parola che immediatamente ci torna in mente è beatitudine. Che significa beatitudine? Makarioi in greco deriva da shre, asher in ebraico, che generalmente viene tradotto con felici, beati, no? Noi pensiamo subito felici. Io all'inizio sinceramente non riuscivo a capire, perché mi sembrava un po' una presa in giro, cioè felice chi è nel pianto perché non lo sarà più? Sì, allora ci ho studiato tanto su questo brano, devo tutti dire la verità. Tutti noi ci incagliamo qua, però tu ci puoi guidare. Ci ho studiato tanto perché non mi funzionavano le cose. Beati i miti, beati gli umili. Allora, sì, ma anche quelli che piangono, cioè dici, uno che piange sta piangendo, è nella sofferenza Quindi totale. Quindi la beatitudine cos'è? Non è la gioia. Non è la gioia. Mm. Allora, altre possibili traduzioni, grazie a Dio, sono il fatto di amati. Amati, ce ne sono due di traduzioni che mi piacciono tanto e le terrei insieme. Uno, amati, cioè se sei nel pianto hai la garanzia che Dio ti ami, e quindi tu che stai soffrendo, tu che veramente stai penando, sappi che agli occhi di Dio sei il primo in prima fila, ecco, diciamo così. Sia amati, ma c'è anche un altro verbo da cui potrebbe derivare questo makarioi, che è avanti. Cioè, andiamo avanti, è così la traduzione della Bibbia francese. Nel senso, stai soffrendo, sei in un momento di difficoltà, sei garantito da Dio di essere amato, vai avanti. Non sai quello che ti riserva il futuro, anzi, con il Signore c'hai il passaporto del Regno dei Cieli, perché è questo che ci danno le beatitudini. Ecco, il passaporto del Regno dei Cieli c'entra con quell'altro elemento, no? Quando si dice beati i miti che erediteranno. Erediteranno non certo una terra, un appezzamento, qui si parla d'altro, parla del regno di Dio, ma come si parla? Perché qui torna la terra, siamo partiti dalla Genesi, adesso siamo arrivati a un bel punto. Sì, no, è interessante tutto questo cammino di terra, perché prima si parte dalla terra che è proprio un materiale, un discorso materiale, qui siamo arrivati, ci siamo elevati, Gesù sta facendo un parallelo, dice non è solo questa terra, gli umili erediteranno, poi bisogna vedere il verbo ereditare, chi è che eredita? Nel mondo biblico eredita solo il figlio, quindi chi sono gli umili sostanzialmente? Non sono solo, come dice anche l'ebraico, gli abbassati di vento, quindi queste persone che sono piegati, ma sono anche quelli, secondo le ricorrenze studiate, che hanno accettato l'istruzione, si chiama il Vangelo lo chiama il giogo. Che cos'è il giogo? Non è un peso, è l'istruzione che pian piano ti dà Dio per diventare suo discepolo. Quindi gli umili sono coloro che hanno accolto la parola, cercano di essere anche, di farla questa parola, non è gente che non fa assolutamente niente, sono persone che operano per il bene. E queste persone hanno la garanzia, hanno il passaporto, possiamo dire, che sono figli di Dio e che entreranno nella terra, nuovi cieli, nuova terra, magnifico, il regno. Magnifico, io ringrazio tantissimo Antonella Anghinoni, ma anche l'altra Antonella Civale, che ci hanno accompagnato nella Bibbia delle Donne, che tornerà la prossima settimana. Invece restate con noi dopo la recita della coroncina della Divina Misericordia, perché Papa Francesco ha fatto una gran cosa, una delle tante, ha chiesto alla Chiesa di lasciarsi guidare, illuminare dai ragazzi, dai più giovani, ha convocato un sinodo straordinario, un sinodo, ottobre prossimo, ma intanto lo sta preparando per bene, qui a Roma sono arrivati tantissimi ragazzi, centinaia di ragazzi da 5 continenti diversi, per dire alla Chiesa quali sono le loro aspettative, i loro sogni, anche le loro difficoltà. Ci vediamo qui tra pochissimo. Nei momenti di
difficili il Signore fa andare avanti la storia con i giovani. Bene, Papa Francesco ha accolto così, con questa magnifica convinzione, i 340 giovani arrivati da tutto il mondo proprio lunedì qui nella capitale per raccontare le difficoltà che vivono, le speranze che hanno, i sogni, le attese che nutrono nei confronti della nostra società, di noi adulti e della Chiesa. Tutte le loro riflessioni verranno raccolte in un documento che diventerà uno strumento di lavoro, uno strumento che verrà consegnato a Papa Francesco e che sarà poi passato ai vescovi di tutto il mondo che ad ottobre prenderanno parte al Sinodo dei Giovani, voluto per i giovani e con i giovani. Allora, proprio su questo vogliamo aprire la nostra riflessione qui in studio. Riprendiamo questo cammino, perché è bello che Papa Francesco abbia chiesto alla Chiesa di farsi guidare e illuminare dai più giovani. Dunque, benvenuto Monsignor Giuseppe Satriano, arcivescovo della diocesi di Rossano Cariati. Siamo in provincia di Cosenza, un territorio con tante sfide. Ben arrivato. Grazie. Con lui Giacomo Diaco, appunto un giovane. Grazie. È un giovane della sua diocesi e animatore del progetto Policoro. Ma con noi ci sono anche Marco Bentivogli, sono molto onorata, felice, segretario generale della Concisle. Ben arrivato. E Caterina Cortese, membro della commissione giovani di Confcooperative, a cui facciamo un applauso doppio, ma poi lo facciamo anche triplo, perché è il suo compleanno, compie 31 anni, e anche il compleanno del nostro Andrea, del nostro pubblico, siamo noi a condivisione, dunque auguri, auguri. Grazie da tutti noi, perché insomma il futuro è vostro. Grazie. E con i nostri ospiti affronteremo questo tema, il tema del lavoro, il lavoro che non c'è, il lavoro che i ragazzi hanno il diritto di avere, di sognare, perché poi Papa Francesco l'ha messo proprio al centro del suo dialogo con i giovani lunedì scorso. Don Giuseppe, io parto da lei. Grazie. Per chiederle con che emozioni, con che sentimento ha poi accolto la notizia di Papa Francesco che voleva un sinodo, ha voluto un sinodo per i giovani, con i giovani, anzi ha chiesto proprio di farsi guidare dai giovani. Credo che sia un'intuizione profetica, perché si è spesso parlato dei giovani, si è spesso parlato ai giovani, finalmente il Papa chiede ascolto dei giovani. I giovani diventano protagonisti, protagonisti di un percorso che egli desidera aprire non preconfezionato e precotto, ma desiderando proprio rendere i giovani protagonisti di questo loro futuro. E credo che in questo senso sia una sfida e una provocazione profonda per il mondo degli adulti, spesso troppo lontano, poco vicino, come anche egli ha invitato recentemente nell'incontro vissuto che voi avete citato poc'anzi. Bisogna veramente, ecco, riprendere questa vicinanza, questa compagnia della strada accanto ai giovani, per coglierne gli aneliti, i desideri, i sogni espressi e inespressi che ogni giovane si porta dentro. Quindi credo che sia veramente un'intuizione profetica per la nostra Chiesa e per l'umanità intera. Un eterno giovane che è un nostro ospite spesso qui, Dotti, ha detto che poi toccherà farci conti con quello che ci diranno questi ragazzi e raccoglierle quelle sfide. Allora direi che partiamo proprio dall'apertura di questo incontro presinodale che insomma ha visto arrivare, convergere a Roma 340 ragazzi veramente da tutto il mondo. Con loro lunedì è stato il nostro Vito De Torre. Buongiorno. Con coraggio, non fare nuova vergogna, no, qui la vergogna si lascia dietro la porta, si parla con coraggio, quello che sento lo dico e se qualcuno si sente offeso chiedo perdono e vado avanti. Il chiamato che nos hizo
Che tuvessimo coraggio. Papa Francesco ci ha chiesto di avere coraggio. Parlare con coraggio, queste sono state le parole usate da lui. Questo vuol dire, secondo me, essere innanzitutto responsabili rispetto a quello che diciamo, quello che pensiamo, a quello che facciamo. Non dobbiamo avere paura, ma dobbiamo farlo con responsabilità. Io vengo dallo Zimbabwe e il problema principale che viviamo noi giovani africani è la sfida economica e sociale per guardare al progresso. La crescita economica finora non è stata utile per la lotta contro la povertà, in alcuni casi addirittura aumentata. Noi giovani non riusciamo a trovare spazio sia in campo economico sia politico. Io oggi ho detto questo a Papa, ho raccontato la situazione che vivono tanti miei coetanei africani che sono schiacciati tra la disoccupazione e uno scarso accesso all'istruzione. Grazie per aver accettato l'invito di venire qui. Alcuni di voi hanno dovuto fare un lungo viaggio. Venite da tante parti del mondo e portate con voi una grande varietà di popoli, culture e anche religioni. Non siete tutti cattolici e cristiani, nemmeno tutti credenti, ma siete certamente tutti animati dal desiderio di dare il meglio di voi. Mi ha particolarmente commosso la citazione di Papa Francesco che ha fatto di Gioele, dei giovani che sono profeti e degli anziani che possono avere sogni insieme ai giovani. In Belgio i cristiani sono una minoranza e quindi è importante esprimere la nostra testimonianza nella vita di tutti i giorni. Noi giovani dobbiamo esprimere il nostro punto di vista. È importante essere presenti e mostrare senza vergogna i valori cristiani, i nostri ideali. Ascoltare con umiltà. Se parla quello che non mi piace, ma devo ascoltarlo di più. Don Giuseppe, Papa Francesco ha chiesto a tutti questi ragazzi di parlare con coraggio, con faccia tosta, ma noi adulti, società, chiesa, abbiamo a suo giudizio lo stesso coraggio di stare ad ascoltarli? Lo abbiamo avuto fin qui? Credo che il peccato sociale di cui lui parli, nella mancanza del lavoro, per esempio, nasce proprio dal non aver ascoltato le istanze che venivano dal mondo dei giovani e dalla realtà. E aver voluto interpretare con arroganza e con presunzione alcuni movimenti storici, sia economici che politici, portando l'umanità sul crollo che abbiamo vissuto e che oggi pagano soprattutto le nuove generazioni. Quindi io credo che il mondo degli adulti ha da dire mea culpa e talvolta anche noi come Chiesa non abbiamo saputo esprimere con grande creatività e direi generatività questo ascolto. Credo che questo sia il momento di ascoltare e di ascoltarsi anche. L'ascoltava con molta attenzione Giacomo, annuendo per quasi tutto il suo intervento. Giacomo, ma se tu con faccia tosta, no? Con la stessa faccia tosta che chiede Papa Francesco, dovessi dirci qual è il maggior rimprovero che tu, i tuoi coetanei, fate a noi adulti, quale sarebbe? La concretezza e non cercare più quelle parole. Nel senso, sono solo, noi vediamo che all'interno delle società si fa solo parole, parole. Quello che manca è proprio la concretezza. Il giovane d'oggi va sia stuzzicato, ma anche concretamente aiutato e accompagnato. Accompagnato anche a creare start-up, accompagnato a trovare quella persona che gli possa dare quella fiducia. E l'animatore del progetto Policuore infatti deve fare questo, accompagnare, ascoltare i giovani che hanno bisogno di questo accompagnamento. E infatti nella mia diocesi la cosa che noi facciamo è ascoltare, adesso abbiamo iniziato ad ascoltare i giovani. Tra poco ne parleremo, perché poi è molto bello che quel progetto lì che tu hai menzionato mette insieme anche giovani e meno giovani e non c'è nessuna guerra generazionale, un po' veniva detto anche lì nel filmato che abbiamo visto, però Don Giuseppe ce l'ha introdotto, insomma c'è una colpa grave che noi abbiamo commesso nei confronti dei nostri ragazzi. Papa Francesco l'ha chiamata in un modo ancora più preciso, più puntuale, anche più potente, sentiamo. Spesso siete emarginati dalla vita pubblica ordinaria e vi trovate a mendicare occupazione
che non ti garantiscono un domani. Non so se questo in tutti i paesi vostri succede, in tanti. Se non sbaglio, la tassa di disoccupazione giovanile qui in Italia da 25 anni in su è verso il 35%. In un altro paese d'Europa colindante con l'Italia 47%. In un altro paese d'Europa vicino all'Italia più del 50%. Cosa fa un giovane che non trova lavoro? Si ammala, nella depressione, cade nelle dipendenze, si suicida. È curioso, le statistiche di suicidio giovanile sono tutte truccate, tutte. Si suicida. Fa il ribelle, un modo di suicidarsi, o prende l'aereo e va a una città che non voglio nominare e si arruola lì, si suona uno di questi movimenti guerriglieri. Almeno ha un senso da vivere e avrà uno stipendio mensuale. E questo è un peccato sociale, eh? La società è responsabile di questo. Ma io vorrei che foste voi a dire le cause di perché. E non dire perché anche io non lo so bene. Ma come voi vivete questo dramma? E ci aiuterebbe tanto. Altro che colpa. Papa Francesco Bentivogli ha parlato molto chiaramente di peccato sociale da parte nostra, del mondo degli adulti, perché l'impressione è che noi parliamo spesso, no, tutte quelle parole, parliamo di globalizzazione, di innovazioni tecnologiche, intelligenza artificiale, per descrivere un mondo in cui inevitabilmente ci sarà meno lavoro per tutti. Sottraiamo pure la speranza, ragazzi. Ma in realtà, come se fosse un futuro che non possiamo modificare, come se fosse... In realtà, prima di tutto, credo che sia utile valorizzare questo gesto e il significato che si dà al sinodo, perché è un ulteriore slancio e l'apertura delle porte anche della Chiesa, una Chiesa in uscita che lascia le sue porte aperte non solo agli ultimi, ma ai giovani, e per cui si occupa di un protagonismo sociale che purtroppo ultimamente non viene considerato per scontato. Il tema vero è che non solo bisogna ascoltare i giovani, io credo che bisogna lasciargli proprio spazio. C'è una... Anche nel sindacato, in politica, nel mondo delle imprese, dell'università, ovunque. Il nostro è un paese in cui è fortissima la gerontocrazia, no? E questo Bentivogli, a un giovane che dice, ma insomma, andiamo verso un futuro in cui ci sarà meno lavoro? No, io penso che non sarà così, penso che tutto dipende da quanto ci prepareremo al futuro. Certo, il nostro paese è un paese che non investe nel futuro, non investe sulle competenze. Una parte del lavoro si distruggerà, un'altra parte del lavoro nuovo si creerà. Si studia che il 65% dei ragazzi che oggi fanno le scuole elementari lavoreranno su profili professionali che oggi neanche esistono. Non possiamo neanche immaginare. E non sono immaginabili neanche il nome di questi profili professionali. Alcuni paesi si stanno attrezzando. Noi invece, appunto, ecco, tra tecnofobia e un po' di ignoranza, ci hai già tracciato, scappiamo, diciamo, uno spazio in cui noi adulti dobbiamo agire. Però c'è un elemento in più, c'è quello che diceva Papa Francesco rispetto alla partecipazione alla vita pubblica. Questo è una vera emergenza. Non si può dire che non c'è frattura generazionale e sono sempre gli adulti a dirlo che non c'è frattura generazionale. Bisogna vederlo nella qualità dello spazio che si offre in termini di protagonismo reale, perché se ascolto ma poi dopo sono io a decidere per te, questo passaggio di testimone non avviene mai. L'Istat ci consegna una fotografia inedita per la storia del paese, e cioè che i nuovi poveri italiani per la prima volta nella storia sono i giovani, e per cui oggi il tema della povertà generazionale è un dramma vero.
non era mai accaduto, e soprattutto i giovani poco istruiti. Allora significa che c'è un sistema educativo che si sta sgretolando. Noi abbiamo un paradosso in Italia rispetto al resto d'Europa che va combattuto, e cioè rispetto alle ragazze e ai ragazzi europei, i nostri ragazzi lasciano la scuola prima, ma iniziano a lavorare più tardi degli altri, e quando iniziano a lavorare interrompono il loro rapporto con la formazione. È chiaro che un vicolo cieco, cioè, alla vigilia descritto di una trasformazione del lavoro e dell'industria gigantesca che sarà pervasiva della realtà, questa è una vera ipoteca sul protagonismo. Cioè, hai descritto un vicolo cieco, ma ci hai anche individuato delle aree su cui è assolutamente urgente e prioritario intervenire. Caterina, ma tu, i tuoi coetanei, tu il lavoro ce l'hai, adesso ce lo racconterai, ma insomma, i tuoi coetanei, che lavoro sognano? Ce l'hanno il lavoro che vorrebbero? Come vivono invece la mancanza, la difficoltà, il fatto che gli si ricorda sempre che qui c'è poco da fare? Infatti, anche ascoltandovi, insomma, mi permetto di dire questo. Credo che quello che manca da parte del mondo degli adulti è il cercare anche di comprendere, cioè la comprensione, perché ascoltare e capire sono due cose diverse, a mio parere. Però Bentivoglio diceva: ascoltiamo per poi fare, per lasciare spazio. Invece a volte si ascolta e non si dà spazio, perché comunque non si cerca anche di capire quello che viene detto dall'altra parte, perché è, diciamo, penso indiscutibile ormai il fatto che anche il linguaggio di noi giovani è diverso adesso, quindi comunque necessita di essere compreso, cioè gli adulti devono cominciare a sbattere con questa realtà e a comprenderla, quindi cercare di comprendere. E cercare di comprendere cosa significa anche? Significa proprio quello che ha detto Papa Francesco. Mi sono ritrovata tantissimo in quello che ha detto, il fatto che noi ragazzi tante volte manchiamo di coraggio. E manchiamo di coraggio perché non troviamo supporto dall'altra parte, e questa è proprio la conseguenza di un'incomprensione a volte da parte dell'adulto, che si dice disposto ad ascoltarci, però poi non offre quel supporto anche a livello emotivo e di speranza. Senti Caterina, posso chiederti proprio in modo secco, ma i tuoi amici ce l'hanno il lavoro che vorrebbero, quello che hanno sognato, perché no, magari qualcuno si è preparato? Quelli che... No, e tante volte no. Tante volte no, perché concretamente le possibilità non ci sono, e anche proprio per quello che ho appena detto, perché tante volte partiamo combattuti, perché comunque anziché rinunciate in partenza. Rinunciamo in partenza. Giacomo, la situazione della Calabria, ma anche della tua diocesi, poi ci dirai quello che fate per cercare di lanciare dei semi, sì, dei semi importanti. Qual è? Cioè i ragazzi che cosa fanno e che cosa trovano? La nota negativa è che i ragazzi adesso non sognano più. Entri all'interno di una classe e i ragazzi hanno perso la voglia di sognare. Vogliono andare via da quest'Italia, vogliono andare via da queste regioni, da questa Calabria, perché passa un messaggio. Il messaggio è quello che la Calabria non ci offre nulla, o l'Italia non ci offre nulla. Però hanno perso quella speranza di credere nel nostro territorio. Noi abbiamo tantissime eccellenze, queste eccellenze messe in collaborazione e in sinergia possono dare tanto, tanti spazi per questi giovani. Quindi tu credi che si potrebbe invertire? Certo. C'è tanto spazio per invertire la tendenza. Ma Don Giuseppe, che significa per una diocesi, no, come la vostra, fare i conti con i ragazzi che se ne vanno, che vanno via, restano gli lei a telecamere spente mi ha detto ce ne abbiamo sempre meno, ci restano gli adolescenti? E basta venire nei centri delle nostre città e ci si accorge di quanti giovani ci sono. La sensazione è quella di una famiglia che si svuota, di una mancanza di futuro che si palpa e della paura di rimanere con una realtà che andrà a invecchiare. La gerontocrazia di cui parlava lui, diciamo, diventa anche nella nostra realtà una consistente e palpabile sensazione. Credo che si possa invertire tendenza, come diceva Giacomo. Bisogna metterci la faccia, bisogna mettersi in gioco, bisogna entrare in una relazione generativa con coloro che ci sono ancora e vogliono poter fare qualcosa e poter rimanere a casa, perché non dimentichiamo che soprattutto nel sud Italia il legame con la terra è ancora forte,
è ancora forte e c'è un desiderio di alleanza, non di collusione, di alleanza con la terra, di alleanza con la propria storia, con le proprie origini. Noi dal sud poi oggi abbiamo visto quello spettacolo bellissimo della piazza di Foggia, piena di giovani accanto a Libera che vogliono una società libera dai ricatti della criminalità organizzata. E Papa Francesco ha chiesto ai ragazzi di raccontarsi, di dire che cosa significa vivere con questi sogni, la paura di non realizzarli, il lavoro che manca. E noi da qui, a partire da tutto questo, vogliamo coinvolgere voi che ci seguite da casa tutti i giorni. Simone. Sì, oggi vi chiediamo di condividere con noi le vostre esperienze di disoccupazione o quelle dei vostri figli o dei vostri nipoti. Secondo voi cosa potrebbe fare la Chiesa per aiutare i giovani o chi vive un momento così difficile? Fatecelo sapere lasciandoci un messaggio in segreteria al nostro numero verde che è sempre a vostra disposizione 822 88 96 oppure inviateci una mail a siamonoi@tv2000.it. Venite a trovarci sulla nostra pagina Facebook oppure un tweet a @siamonoitv2000 e seguiteci anche da cellulare e tablet scaricando la nostra applicazione. Vi aspettiamo. Grazie Simone. Senza voler fare nessuna celebrazione così vuota, va detto che però Bentivogli la Chiesa italiana è in agenda, insomma, questa questione del lavoro per i giovani, anche per gli ultra cinquantenni, insomma, l'ha messa da tempo. Lei ha partecipato alle settimane sociali, lì il tema c'ero anch'io, c'era Siamo Noi, era il lavoro libero, partecipativo, creativo, solidale, il lavoro proprio che vogliamo, quello che ci rende liberi. Che cosa si è portato a casa di quelle giornate dove forse abbiamo visto il meglio dell'Italia, tutta insieme? Sì, appunto, l'aspetto più bello è stato il richiamo alla concretezza, cioè non ci sono state solo le evocazioni delle parole più significative sul lavoro. I quattro aggettivi con cui Papa Francesco, anche nella Laudato Si, descrive il lavoro sicuramente sono entusiasmanti, ma la cosa che ha entusiasmato di più Cagliari, e io voglio aggiungere il percorso precedente e in termini proprio generativi successivo a Cagliari, è stata la capacità di gemmare sostanzialmente rispetto a 400 buone pratiche di impresa sostenibile e solidale che rispetta la dignità dei lavoratori, rispetta il territorio, rispetta l'ambiente. Ecco, siamo un paese abituato a proliferare, a puntare i riflettori sulle cattive notizie e sulle cattive pratiche, e aver puntato sul si può fare, cioè esistono 400 imprese che sono sul mercato, che funzionano, no, che generano... sono imprese tra le più forti nei loro settori, sono imprese sostenibili e che rispettano la dignità dei lavoratori, considerano avere il sindacato un elemento di forza, non un freno alla loro attività. Molte sono giovani. Imprenditoriali, spesso sono affidate a giovani, ecco, questo è un elemento molto importante. Tra l'altro, con tutta la sfortuna di una regione come la Calabria, è stato molto positivo aver organizzato precedentemente a Cagliari l'incontro di tutte le pastorali sociali del lavoro alla Lamezia Terme. Esatto. È stato molto importante perché è stato un segnale, cioè di discutere in una regione appunto che ha tanta strada davanti, di innovazione tecnologica, di prospettiva c'erano del lavoro. Infatti le settimane sociali presenti a Lamezia Terme, Taranto, insomma tutte le zone sofferenti di questo nostro paese. Concretamente noi per il lavoro dei nostri figli, dei nostri nipoti, dei più giovani, che possiamo fare, Bentivogli? Ma innanzitutto iniziare a occuparsene. Noi usciamo adesso da una campagna elettorale in cui nel paese non si è parlato di lavoro. Industria, competenze e lavoro sono scomparse dal dibattito di tutte le forze politiche. Si è parlato alle paure, alla pancia. Appunto, adesso si è passate alla paura della tecnologia, alla paura del migrante, eccetera, ma le grandi emergenze del paese, i tassi di occupazione o di disoccupazione dei giovani dovrebbero essere il tema centrale. E invece ci si è occupati solo appunto di spaventare le persone, si incassano i voti appunto sulle paure delle persone, ma finita la paura e la terrorizzazione delle persone, i problemi sono tutti lì. L'urgenza maggiore qual è? La formazione, perché si è detto anche che insomma c'è una richiesta di lavoro e non si riescono a trovare poi quelle professionalità, quelle capacità. Noi dobbiamo realizzare immediatamente un sistema educativo vero, cioè avere un sistema in cui le università, la scuola, le imprese, i centri di formazione,
tutto ciò che realizza e rafforza le competenze viene messo a rete, senza gelosie, senza baronie, senza campanili, ma con la possibilità di offrire per i ragazzi e le ragazze una forza maggiore nel lavoro del futuro. Questa è un'emergenza perché noi spendiamo l'1% in media della media europea e la metà della Germania in formazione, e spesso ciò che si spende in formazione non arriva ai lavoratori, esatto. Arriva al centro di formazione professionale, ma spesso non arriva al lavoratore stesso. E qui c'è un cortocircuito pazzesco. Esattamente. Sarebbe questa è l'emergenza più grande che abbiamo di fronte, perché se si continua ad ascoltare quelli che dicono si cambierà tante volte il lavoro nella vita, bisogna fare la flex security, e poi non esistono i luoghi dove in termini di metodo, di quantità e di qualità si possono avere occasioni di formazione, è chiaro che noi restiamo indietro. Faccio un esempio: nei metalmeccanici siamo riusciti a strappare nell'ultimo contratto il diritto soggettivo alla formazione per tutti i lavoratori. 8 ore di formazione l'anno. Questi sono traguardi importanti. 8 ore di formazione l'anno. In Belgio ne fanno 80, in Germania ne fanno 100, in Svezia ne fanno più di 150. Diciamo che la strada si cerca, ma di percorrere mai. Io avrei gradito sentir parlare di queste cose nella campagna elettorale. La cosa bella è che questo 1-2 del Papa è spiegare davanti all'Ilva che bisogna occuparsi del lavoro, perché il lavoro fa fiorire l'umano, il lavoro degno fa fiorire l'umano, e oggi lo ricollega all'esigenza di emancipare i giovani. Ezio Tarantelli, il grande economista ucciso dalle Brigate Rosse, diceva una cosa straordinaria, diceva: la disoccupazione giovanile non è solo un aspetto di statistica e di disagio economico, è tappare la bocca a milioni di ragazze e ragazzi. Ecco, io ripartirei da lì. Togliere magari anche loro il desiderio di votare, di farsi sentire. Caterina, abbiamo detto il lavoro degno, bello, creativo, partecipativo, solidale, il lavoro bello. Come mai lei, a proposito di questo, giovanissima, appunto a 30 anni, è finita nella commissione giovani di Conf Cooperative? Perché l'organizzazione crede tanto nei giovani, sta puntando tanto sui giovani, e quindi tanto a livello territoriale quanto a livello nazionale. E ci si è impegnati a creare uno spazio per questi giovani, quindi per questo sono nate queste commissioni. Insomma, ripeto, tanto io sono membro anche della commissione a livello provinciale su Roma, ne ho costituita. Tu hai studiato giurisprudenza, ti sei laureata in giurisprudenza, poi hai scelto proprio il mondo delle cooperative, che è un luogo che attira molti giovani, dove i giovani si sentono a casa. Ma ci racconti un po' di come ci sei arrivata, che scelta è? Cosa allora ti sta dando? Io ci sono arrivata perché la cooperativa dove lavoro, che è la Servizio Psicosociosanitario, che è una cooperativa di Roma. Quindi voi cosa fate? È una cooperativa sociale, quindi prestiamo servizi di assistenza alle persone bisognose, anziani, minori, disabili, tutte le utenze. Ed è stata fondata 40 anni fa da mio padre. E ho deciso di percorrere questa strada perché io ho il lavoro che vorrei. Quindi sono una delle fortunate. Ho deciso di portare a compimento il mio percorso di studi perché mi sembrava, insomma, doveroso poter offrire la mia collaborazione nel modo più proficuo possibile. E ho deciso di percorrere questa strada perché in cooperativa, appunto, io non sento tutto quello che ho invece contestato prima. Diciamo che invece si trovano a dover vivere tanti. Senti la concretezza. Sento una casa, sento una famiglia. E sento la centralità della persona, perché come ha detto anche Papa Francesco, 1+1=3 in cooperativa. E la cooperativa nasce perché un gruppo di persone decide di mettersi insieme per aiutarsi reciprocamente, aiutare reciprocamente, insomma, anche le rispettive famiglie. E quindi è centrale la persona. La persona viene sempre ascoltata, e quando parlo di persona faccio riferimento a tutti. Quindi da chi sta da una parte, chi sta dall'altra parte della scrivania, l'utenza, i collaboratori, tutti. Quindi si sente questo spirito di famiglia, di casa, e quindi sono assolutamente... Traspare proprio la passione, sì. Perché poi Papa Francesco ci ricorda sempre il lavoro proprio come i talenti, cioè la gioia del mestiere congeniale, quello che hai nel cuore e nel sangue. Lei è stata fortunata per l'azienda familiare, diciamo, ma anche molto brava nel salire su quel treno lì. Giacomo, tu prima dicevi: io sono arrivato a fare l'animatore diocesano del progetto Policoro. Brevemente ricorda al nostro pubblico che gran progetto è questo qui, perché altro che concretezza. Qua allora, il progetto Policoro, e poi ci dici cosa fate. Okay. Il progetto Policoro nasce nel 1995 per opera segno di Don Mario Perti. Voleva
dare la speranza che i giovani della Calabria avevano smarrito. Cosa facciamo noi all'interno della diocesi? Siamo riusciti dopo... Quindi scusami, io ti interrompo, vuole dare speranza nel senso che è un progetto che interviene con microcredito. Sì, con vari strumenti, ecco. Con vari strumenti che danno quella speranza e la concretezza che il giovane adesso cerca. Cioè se dei ragazzi hanno dei progetti che vengono giudicati validi, ricevono il sostegno. Possiamo dare questa speranza, possiamo dare questa concretezza. Cosa siamo riusciti a fare? Dopo una disgrazia successa nella nostra diocesi il 12 agosto, dopo l'alluvione sono arrivati dei fondi da parte della CEI e con quei fondi sono... In che periodo siamo esattamente? Circa agosto. No, il 2015. Quindi sono passati 3 anni. Sì, 2015 siamo riusciti a far nascere questo microcredito che serviva ad accompagnare le attività della zona che avevano subito dei danni da parte dell'alluvione, quindi non potevano accedere a sia bandi regionali, non potevano accedere sia alle banche perché credevano delle garanzie assurde. Dopodiché il vescovo insieme al direttore della banca hanno firmato questo concordato, questo accordo e dopo l'uscita di un articolo che pubblicava che il seminatore all'interno della diocesi nasceva questo microcredito, subito i giovani si sono informati e sono venuti allo sportello del progetto. Sono fiondati. Perché adesso i giovani vanno stuzzicati. Se trovano la concretezza e trovano questo strumento, si vanno anche ad informare. Perché noi abbiamo tantissime eccellenze all'interno della nostra diocesi. E queste eccellenze vanno... Ci dia un paio di esempi di cose che avete messo in piedi, una la inaugurate tra poco. Sì, sabato prossimo ci sarà l'inaugurazione di una yogurteria, era una yogurteria che ha subito alcuni danni durante l'alluvione, adesso il figlio ha ripreso l'attività del padre e sabato ci sarà l'inaugurazione di questa attività, poi un'altra attività, anche i liberi professionisti, un commercialista e ad un negozio di riparazione per telefoni e tablet e roba, tutti. La cosa più bella, più significativa secondo me Don Giuseppe, poi ci dice anche che cosa significa un progetto come questo che poi insomma, opera un po' in tutta Italia ma soprattutto in un territorio come quello che ci ha descritto, è che qui non c'è assistenzialismo. No, assolutamente, non diamo pacchi, cerchiamo di dare dignità. Quando parlavo di generare, facevo riferimento proprio a questa parola che è cara a Papa Francesco. Dare dignità significa appunto aiutare i giovani a organizzare la speranza, una speranza che spesso i giovani hanno perso, e coinvolgendosi, cioè mettendoci la faccia. Ecco, lui ha citato l'esperienza del seminatore, ma ad esempio la prima esperienza in cui mi sono ritrovato, è appena arrivato, che una delle perle della nostra regione, il Codex, tornava a casa, restaurato, e bisognava riattivare il museo. Museo che è stato risistemato con fondi pubblici, noi ci abbiamo messo anche la faccia, ci abbiamo messo la nostra parte di surplus per renderlo, ecco, una Ferrari, cioè una realtà che potesse produrre attenzione, coinvolgendo nella progettazione i giovani, che poi sono diventati i gestori del museo. Quindi c'è una piena responsabilizzazione. Esatto. Questo è uno dei tanti modi con cui la Chiesa sta accanto ai ragazzi su questo tema cruciale del lavoro. Ce ne sono poi anche altri, alcuni proprio già proiettati direttamente nel futuro. Guardiamo adesso che cosa si sono inventati Giuseppini del Murialdo a Torino, e questo racconto ce lo consegna la nostra Antonella Ferrara. Il lavoro ha a che fare con la dignità dell'uomo, quindi con la gioia, con la realizzazione, con una vita vissuta in pienezza, con una vita che attraverso il lavoro può esprimere gioia e amore. La mia congregazione da sempre si è occupata e ancora oggi di educazione, ma con la finalità dell'autonomia, e quindi il lavoro è una componente fondamentale. Qui a Torino abbiamo creato Social Fair, che è un moltiplicatore di idee
ad impatto sociale, un moltiplicatore di imprese sociali, è nata per investimento della congregazione del Murialdo, con lo scopo di affrontare le sfide sociali con i linguaggi, con gli strumenti e anche con la valorizzazione delle persone provenienti da mondi non immediatamente riconducibili a noi. Guerra è un'applicazione che fa sentire le donne più sicure di muoversi in città. E stiamo mappando le città in base alla sicurezza percepita dalle donne, quindi abbiamo aggregato una community di donne che inserisce dati sulla nostra mappa in base alle loro esperienze. Restituiamo quindi agli utenti una mappa informativa per muoversi in base a zone più o meno sicure. Ethic Jobs si occupa di valutare ed eventualmente certificare la qualità del lavoro all'interno delle imprese. Siamo la prima startup italiana ad offrire un servizio del genere. Social Fair ci sta aiutando a realizzare quello che è il nostro sogno, quello che era il nostro sogno, che si è tramutato poi col tempo in un progetto, ma grazie al percorso di accelerazione è diventato ancora più vero e ancora più fondato con delle radici profonde nella realtà. Soltanto con un linguaggio idoneo, con un linguaggio comprensibile, con un linguaggio che risponda ai bisogni reali della vita concreta dei giovani, possiamo avere una chance per dire che la Chiesa è presente anche in queste dimensioni della vita umana. Social Fair wins. Bentivogli, abbiamo sentito il progetto Policoro, poi ci sono iniziative come queste, no? Sembra complicato per il nostro pubblico l'acceleratore sociale, ma in realtà lì si offrono ali a progetti che sono già nel futuro, di ragazzi che diventano imprese vere e proprie. C'è un ruolo qui della Chiesa molto forte, ma che ruolo può avere anche, insomma, di cooperazione accanto alla Chiesa, il sindacato? Perché so che il sindacato che sogni tu è un sindacato, se non altro, ringiovanito. Sì, ma non è solo un tema generazionale, certo. No, il problema è di ruolo. È chiaro che un sindacato generativo deve poter accogliere le cose più diverse possibile. L'umanità è molto diversa, Papa Francesco non ha incontrato solo dei giovani cattolici, questo vale doppio, nel senso che ha parlato ai ragazzi, credenti, non credenti, è stato un incontro interconfessionale. Ha voluto proprio che ci fossero tutti ragazzi. Per cui questo ha una potenza e credo che il sindacato deve avere la stessa capacità di mettere insieme culture diverse, non solo al proprio interno ma in relazione in rete con i mondi vitali che si muovono. Sindacato che però ai ragazzi sembra un po' un arnese del passato, va detto, perdonami. Ma sì, beh, questo noi facciamo i conti con la realtà e bisogna fare i conti con la propria realtà. Non c'è cosa peggiore quando la politica e il sindacato si autocertificano. Il nostro consenso viene dal basso, non viene dall'alto. Però la sfida al cambiamento la stiamo affrontando, sappiamo che partiamo da molto lontano, partiamo da molto indietro, però il lavoro e il passo dopo passo che stiamo cercando di fare è quello di essere adeguati. La questione fondamentale è che siamo in un momento non qualsiasi, no. Noi siamo alla vigilia del secondo balzo in avanti dell'umanità per quello che sarà la rivoluzione tecnologica, perché non sarà solo una rivoluzione tecnologica. Soprattutto un credente si augura che questo consenta una vera e propria rivoluzione. Attrezziamoci per di governarla, senso. Io credo che ne siano molto consapevoli i telespettatori. Tutti parlano che dei robot, bisogna parlare di lavoro, di persone. No, dobbiamo governarlo tutto questo, siamo a mare aperto, ma possiamo farcela. I nostri telespettatori infatti stanno scrivendo in parecchi a Simone. Assolutamente, assolutamente. Gabriella, cominciamo, siete in tantissimi e per questo vi ringraziamo. Cominciamo da Valerio. Le parole di Papa Francesco mi hanno commosso. Il lavoro nobilita l'uomo e la sua assenza genera depressione. Io ho 35 anni e sono disoccupato da 7. Non smetto di sperare, ma a volte mi sento perso. Antonella, le parrocchie potrebbero aprire centri di ascolto per giovani, meno giovani e disoccupati. La Chiesa deve attivarsi collaborando e sollecitando la politica e i sindacati, ma non può e non deve essere la sola in questa battaglia. Anna da Palermo, Papa Francesco sta facendo tantissimo per i giovani. Qui in Sicilia sono tantissimi ragazzi che studiano, sognano e investono il loro tempo per poi essere trattati malissimo. Bisogna ripartire dalla dignità della persona. Luca,
un giovane che non lavora, non sogna e perde la speranza. Credo che la Chiesa debba accompagnare i ragazzi aiutandoli nel loro cammino di vita. E chiudiamo con Antonella, ho 42 anni e mi ritengo una giovane ragazza sicula che, non ha perso un che ha perso un lavoro, non è felice e purtroppo non vedo un futuro roseo. Anche se ci sono stipendi miseri, però è necessario lavorare, perché così l'uomo può sentirsi veramente libero. Grazie Simone e grazie a tutti voi. Vogliamo il lavoro, quello è il lavoro anche per noi cristiani, insomma, che ci piace, quel lavoro libero che ci rende liberi e degni. Don Giuseppe, io vorrei che lei dicesse una parola su un'obiezione che qualcuno a volte fa, no? Dice la Chiesa, ma la Chiesa è guida morale, spirituale, ma che c'entra la Chiesa con il lavoro? Perché la Chiesa deve farsi paladina del lavoro? Perché se diciamo che è madre e non solo maestra, deve entrare in una relazione feconda con le persone. Oggi la Chiesa ci deve mettere del suo. Se noi non percorriamo questa strada, rischiamo di rimanere legati soltanto a quelle che sono le vestigia di un passato e quindi non produciamo e non apriamo percorsi. Qualcuno dice il rischio è che diventi un'agenzia di lavoro. No, questo no, non deve essere così. Ecco perché c'è un ruolo educativo, ma anche un ruolo di orientamento che la Chiesa può fare aprendo delle opere segno che devono stimolare, come giustamente diceva una delle telespettatrici, deve stimolare la società. Quindi quello che la Chiesa può fare è quello di mettersi accanto, operare una fractio vitae. A me piace questa parola che viene da un'icona che è quella dei discepoli di Emmaus, no? Dove la vita deve essere donata realmente, non solo a parole. Quindi la Chiesa può fare delle opere segno, può aprire dei percorsi e deve diventare pungolo ad una realtà che spesso vuole questi nostri ragazzi sudditi, non persone con una dignità ed un'autonomia. Io la ringrazio Don Giuseppe, ringrazio anche loro che ci hanno detto parecchio e ringrazio in particolare Marco Bentivogli, perché io credo che sia giusto, tu me lo permetterai, ricordare qui a Siamo Noi il momento difficile che stai vivendo, proprio per come va incontro al futuro, per il tuo coraggio, per le tue opinioni, le tue idee non sempre condivise sui cambiamenti delle relazioni sindacali. A dicembre l'Ufficio Centrale Interforze per la Sicurezza Personale, dopo le tante minacce che ha ricevuto, anche minacce di morte, tanti insulti, ha deciso di darti una scorta. E allora noi riteniamo che, insomma, in un paese come il nostro, in una democrazia, in un paese civile, diciamolo, un sindacalista che ha la necessità di una scorta, insomma, è qualcosa che ci dà la pelle d'oca. Quindi vogliamo farti un applauso perché siamo tutti con te. Siamo tutti con te e un applauso anche alla scorta che ti ha accanto per darti sicurezza. Grazie davvero, grazie a tutti voi. Torniamo puntuali domani alle 13:50. Vi aspettiamo.